La nostra realtà è stata tutto sommato positiva, nel senso che abbiamo avuto comunque il supporto dei donatori. Va da sé che alcune situazioni si sono anche venute a creare nel nostro hinterland. Parecchie raccolte domenicali sono saltate perché i paesi avevano un numero di positivi particolarmente elevati e quindi per motivi di sicurezza sono state soppresse. Però abbiamo avuto comunque una quantità di sangue che ci ha permesso di garantire l'ordinario e anche qualche, diciamo, urgenza importante che si è verificata negli ultimi giorni. Dobbiamo dire che i crotonesi non si tirano indietro anche in momenti particolari come questi per la donazione del sangue. Assolutamente, anzi sono stati sensibili alla problematica e hanno, come al solito, risposto positivamente ai nostri appelli alla donazione. Chi ha avuto il Covid ed è guarito può donare il sangue? Sì, senz'altro, anche perché si è visto che con la donazione, con il sangue, non viene trasmesso il virus, per cui anche i Covid e anche i pazienti, i donatori che hanno avuto il Covid, dopo 14 giorni dalla guarigione clinica e dal tampone negativo, possono venire tranquillamente a donare.